Finalmente, dopo 2 settimane, torna Yo-Kai Watch Jam e con la fine, forse, del secondo DLC. Probabilmente Mazera avrà 2 forme e riuscirò a farle con questo livello? Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Antralink e bentornati su Yo-Kai Watch Jam. Come detto nell'intro, questa sarà... sarà il finale del secondo DLC, o almeno così dovrebbe essere. Vediamo se ce la facciamo a sfidare Mazera. Abbiamo fermato la collisione della Kaia DX, il razzo che abbiamo lanciato nello spazio per distruggere Mazera, ma lui ce l'ha rimandato indietro, l'abbiamo fermato dal cadere sulla Terra. E ragazzi, io penso di poter andare direttamente dal boss senza affrontare tutti quanti sti tipacci. Ci provo, non ne sono sicuro, ma ci... Porca sozza. Ok, qui non è la strada. Però questi menano, Attenzione. Apriamo ovviamente questi cosi qui, magari ci danno... delle sfere effettivamente. Nice. Molto utili. Ok. Ah, qui ce l'abbiamo per forza... Venire... No. Dobbiamo andare qua dentro. Wow! Ah, è nostro! Che paura! In effetti sì, che cavolo ci farebbe questo qui? Allora, non possono già mangiare, perché sennò sarebbe stupido. Comunque, si trova qui Mazera. Vediamo un po' cosa da dirci. La strada è piuttosto corta, effettivamente. Arriviamo in fretta. Vi stavo aspettando. Ma quello è... Mazera! Con la voce profonda. Ok, sì, facci tutto quanto il tuo discorsetto, poi dopo magari ve lo dico a sommeline. Ok, noi diciamo, siamo venuti qui a sconfiggerti e siamo fortissimi e preparati. E lui fa, ma davvero siete preparati? Non sembriamo né forti né tantomeno siamo abbastanza per sperare di fermarlo. Ecco, Jinpei, io me l'aspettavo. O è un Kaioken o si trasforma ulteriormente. C'è un'altra trasformazione, perché? Quindi o si trasforma o è il Kaioken, uno delle due. Ecco che arriva anche Enma il Grande. O meglio, Enma. In realtà non viene chiamato Enma il Grande, ma Enma Grande e poi c'è un altro aggettivo che non mi ricordo. Ok. Ma questo è... Ah, è il mondo di Enma, ma come è rappresentato nel quarto gioco. E quello è. Quindi quello del quarto gioco è diventato canonico? Oh! Grande! Aspetta! Aspetta, vuol dire che... Gli yokai... Allora... Vediamo se ho capito bene. Sì, allora, mi sembra di aver capito che, mo, probabilmente è sbagliato, ma sto gioco deve uscire in Europa. Anche in inglese non mi interessa, ma deve uscire. Da quello che ho capito, il mondo è stato distrutto da Mazera stesso, il mondo yokai, Yomai World. E tutti gli yokai morti si sono reincarnati in questi ragazzi, che hanno quindi assorbito il loro il potere degli yokai e possono quindi comunicare con essi e trasformarsi. E Jiba Jinpei è colui che ha tutti i poteri degli altri yokai. Quindi si trasforma effettivamente. Ah, Mazera non se l'aspettava la nostra trasformazione. Perché praticamente noi abbiamo Mikettio con noi e Mikettio... può controllare lo spazio e il tempo, a quanto pare, e quindi ha riunito i 3 yokai necessari per evocarlo, ma si è fuso col buco nero? Quindi Mikettio si è fuso col buco nero e diventa il nuovo yokai? Eccolo. Shikoku Maru. Ah, non ho idea di cosa voglia dire, ma... Cioè, Maru ce l'ho in mente, ma Shikoku mai sentito. Ikuze!
Ma siamo tutti carichi tranne loro due, perché? Sono loro due i primi che hanno scoperto il loro potere. Più o meno. Eccolo! Cavolo! Ma quelli più stanno, più le code diventano grandi. Sei arrivato nel momento clou come un eroe. Beh, certo. Vediamo un po', anche Mazara si trasforma. L'ultima danza, sì, ma Rastodansu, che sarebbe appunto l'ultima danza, l'ultima lotta, cioè come la traduci in italiano? È un modo di dire quasi. Eccolo, eccolo. Ah, quanto ci brutto. Mamma mia. Ma che cos'è? Mazara Bolto. Sì, vabbè, lo conosco, ma che cosa ha fatto? Aiuto. Ok, ok, calmati. Sì, però ho tutti quanti attacchi ravvicinati, non va bene, raga. Questo? Che cosa? Mamma mia, che paura, scappa! Mangia! Mi ha bruciato! Mi ha bruciato, però... vabbè, però, ragazzi, non può... Ok. Sì, ma prenditela con qualcun altro, prenditela, con quel verme di fuoco che spari. Non gli facciamo nulla. Molto male, molto male. No, se la prende con me. Ok, prenditela con lui, bravo. Ma cosa fai? Perché cambi bersaglio in aria? Come fai? Cosa sei? Non mi pare molto giusto, sai? Ok. Bello questo. È come se ci smaterializzassimo. Chi è che ci ha preso tutte quante quelle botte? Oh. Questo è un po' cattivo, eh. Ok, le botte gliele diamo, però anche lui ce le dà. È forte poi, forte e chiaro. Mamma mia, che dolore. Ovviamente mi ha bruciato. Oppla. Quanto sei cattivo però. Oh, baby. It's triple. Sì, infatti è triplo l'attacco. Bello, è come se fossimo una bomba quando arriviamo addosso a lui. Se volete, ho anche... Non stavo tenendo... Dicevo. Se vedete, ho anche cambiato cibo. Ho messo cibo più performante che ricarica di più. Ragazzi, allora. Si è già trasformato. Io me la ricordo questa forma di Mazara sul gioco di Puni Puni, sì. Quale altro gioco, se no? E non penso ci siano altre forme. Allora, questa era la sua forma finale? Quindi abbiamo fatto allora. Cioè, questa è lui proprio. Meglio di questo che vuoi. Bravissimi gli altri che si issano a vicenda. Qual è il termine esatto? Non è issano. C'è un termine esatto per dirlo. Ma non mi viene. Non mi viene il termine esatto, sinceramente. Mi smaterializzo e ti pisto. Ok, tuo vermetto di fuoco, ti faccio male e scappo. Però mi hai preso, vero? Perché il gioco è fatto bene. Ah no, non mi hai preso, meno male. Allora non è fatto così male il gioco. Meno male, no, perché stavo iniziando a dubitare. Io, il gioco sì, sarà fatto male, raga, ma lo voglio in italiano ora. Dai, è troppo bello. Alcune meccaniche io, ragazzi, o non le capisco o davvero sono fatte male. Tipo, ecco, lui che rimane fermo quando fa l'attacco.
Se è per dare un malus al giocatore, dice ok, non è che tu ti muovi mentre fai un attacco nella vita vera, no? Per dire. Oh, lo hissate lui? No, mannaggia, che dolore! Che botta! Ma non fa troppo male alcuni attacchi, eh! Cioè, quando ti prende diverse volte e solo con alcuni ti fa male. Questo ha anche un lungo raggio. Accidenti, buono. Buono, buono. Ha lungo raggio l'attacco, mi piace. Ora, smetti di bruciarmi? Ecco il cavolo, su. Sì, però, se... Cioè, allora. Quando punta a me non mi fa un grande danno, ma quando punta agli altri, sì. E però... Non è buono, vabbè. Ok, mi baffo. Preso, non so come. Cioè, ho evitato l'attacco, però mi ha preso lo... Oh, vabbè, non lo so. L'ho evitato, oh mio Dio. Mangia. Ma ho già... Ah, quello perché era da 6, giusto. L'ho finito subito quello da 6. Mangia, ma è attacca, bravo. Che mega botta. E bombetta. Ah, scompare pure. Ok, congelato. Ah, ma aspetta, si era congelato e poi si è scongelato subito? O per niente? Non so cosa ho fatto lì. Se l'ho evitato, se non l'ho evitato, boh. Non so cosa è successo, raga. Ci sto capendo poco. No, qui non lo so proprio, davvero. Che botte! Che botte, amico mio, che botte! Ok. Ok, dai. Ma è dal sim! Ma gli si è allungato il braccio come dal sim! Ma cosa... In effetti io sto attaccando solo con attacchi più forti, quelli No, vabbè, dai, però. No, cioè, no, dai. Non è giusto proprio. Sì, allora. Ecco, è uno. Vabbè, è la prima volta, ci sta. Oh, yeah! Yeah, Masera Bolto! Yes! Oh, mi sa che c'è la seconda fase. Mission clear! Non c'è la seconda fase? Mission clear, quindi non c'è la seconda fase. Vabbè, sì, ok. Ah! Non c'è! Oh, la sfera gigante. Sì. Che poi non si chiamano sfere ma palle. デカすぎだろ、おい。図体だけじゃない。さっきと桁違いのパワーを放っている。あんなのが破壊やDXに襲いかかってきたら。この場で俺たちは一貫で。え、もう? Se non altro posso ricaricarmi gli oggetti. Cavolo, iniziano a costare. Ragazzi, c'è un'altra battaglia, però la facciamo nel prossimo episodio. Io mica me lo ricordavo, Mazera Titan. Però, oh, con questo livello ce l'abbiamo fatta. Quindi effettivamente è fattibile. Sono passate 2 settimane, ma la prima settimana non ho fatto nulla e la seconda ho fatto un totale di 12 ore di allenamento nel gioco. Davvero, quindi non è che ne ho fatte molte. Quindi effettivamente se uno ci spende un po' di tempo lo fa, si fa.
Che dirvi ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video, nel prossimo finiremo davvero il secondo DLC. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e ovviamente lo shoutout a livello star di Ale YouTube Start Game, ovvero l'abbonato a livello star. E se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!